Buongiorno ragazzi, siamo ufficialmente a 3 weeks out. Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana ed è leg day. Oggi vado a Sant'Eramo ad allenarmi con un amico, con un bodybuilder che ha già gareggiato l'anno scorso in Pro League, proprio nella meno 90 kg, che è la categoria che farò quest'anno, e probabilmente lui sta decidendo, gareggeremo anche insieme a Milano. Lui è veramente una bestia rispetto a me e spinge veramente come un pazzo, quindi uscirà fuori veramente un allenamento molto hard che andremo a registrare questa mattina. Inoltre sono al quarto giorno di scarica, cioè ho fatto 4 giorni di scarica, peso 83,1, stabile da 2 giorni. Ora ho mandato il check al coach stamattina, aspetto che mi faccia sapere cosa fare oggi, se scaricherà ancora o fare una ricarica. La condizione migliora, mi sento vuoto al momento, però a livello di dettagli, di qualità della pelle, non ho mai avuto questa qualità, questo è un dato di fatto. Quindi sicuramente questo tipo di dieta, per quanto magari sia difficile e complicata a volte, sta dando i suoi frutti. Inoltre, non appena ricaricherò, perché al momento non avrebbe senso visto che mangio 150 grammi di carboidrati, vi registrerò un bel full day of eating, perché non ne ho ancora fatti e aspettavo il momento di farlo, quando ci sarebbe stata un'occasione con almeno 400-500 carboidrati, in modo da poterli gestire, magari mangiare anche qualcosa di diverso, nel senso di dieta, ma inserendo magari fonti di glucidi diverse e anche di piatti diversi che vi possono piacere, potete magari imitare. Detto ciò, ora vado a fare un personal e alle 10:30 vado a Sant'Eramo ad allenarmi, quindi restate connessi perché oggi uscirà un video veramente veramente spettacolare. Portalo fin giù, Spritz, bravo, così ti fa. Oh.
E mo abbiamo iniziato. No, mi sto giù da là.
Ma un altro ce l'ha, solo che io preferisco fare con la coscia da giù, non metto mi piace scendere con la tua e tu non ce la fai, lo so, ma io riesco, ma vedi che sto schiattando. Posso mettere pure il fermo, eh? Sì, no, ma non lo metto, giusto. Allora! Togliamo 40 e 40, facciamo un back off, facciamo fare 100 calenti, scendiamo piano, così, speriamo, togliamo 40 e 40, facciamo 60, facciamo una bella 100 calenti, più contenesso, è comunque pesante, no, lo so. Poi facciamo una 100 calenti, se ne togliamo un altro, potremmo provare a fare 5 concentrica, 5 concentrica. Facciamo 5 salire e 5 a scendere, una normale. 5 salire e 5 a scendere, una normale. Ok, Thank you.
anche le bestie cadono. Ma poi si rialzano sempre. Se tu segui tipo Lorenzo e Fabian, che è quello di mantenere il danno forte, io però poi mi sono stato 10 per anni e ho usato squat, bellissimo esercizio, però quando inizi a mettere carichi elevati, perché è stupido, devi stare veramente attento, cioè, ma dopo iniziare a lavorare più con altri esercizi tipo il pendulum, l'up squat, perché comunque ti permette comunque di caricare, ma essere comunque, diciamo, più sicuro. Non ho saputo.
prossima settimana ci vediamo. Allora, il riassunto è stato fino a questo momento leg car seduto, leg extension, questo come si chiama? Squat machine alla morte, hack squat e adesso pendolo, il pendolo magico, ops, pendolo. Nonostante siamo a 3 weeks out, i carichi li spostiamo comunque, non si cazzeggia con i pesi, si muore, ma i muscoli si preservano così. Che animale. Ormai non le sento più, qua di cibi, ormai non le sento più. Vai già, dai. Oh! Last one, dai. Another one. Yeah. Dai, Sergio. I video mi scrivono. Madonna, come urli, sembra che. Sì, sì, vieni, vieni. Faccio guardare il qua, basta. Urli perché stai per morire. Come penso? Bello da qua. Vai. Un altro, dai. Ormai è fatto, ma non riesco neanche più a contrarlo. La pezza mi ha fatto. Abbiamo dato? Sì. Allora, un'ora e mezza di puro non sto. Dico di me. Vi riproducere poco, eh? Non sto. Direi che oggi la ricarica è meritata. Sì, sì. Moment. Basta al forno e polpette. Certo. Allora ragazzi. No, era riso. 500 grammi di riso. Lunedì prossimo si ritorna, nuovo allenamento. Questo deve gareggiare con me. Rimanete con noi. Rimanete connessi. E addirittura così stiamo salendo. Vabbè,
La serie barcollo ma non mollo. Davvero che questa è la prima volta che mi vedo così. Sarà difficile non notare. C'è tutta ampiezza, spessore, dettagli.